Ragazzi, mi raccomando, chi non è riuscito a vincere al giveaway avrà possibilità di partecipare nei giveaway futuri di altre skin di Brawl Stars Supercell. Non cominciamo a essere toxic, ah, quello è così e l'ha vinta lui, io non l'ho vinta. Apprezzate il fatto che la Supercell dia la possibilità ai creator di poter regalare le skin e dare possibilità a voi di ricevere una skin gratis, va bene? Ecco i tre vincitori del giveaway di Brawl Stars delle tre skin di Rodeo Hank. Ma prima ricordate di rimanere collegati nei miei social di YouTube, Instagram, TikTok e Discord per non perdere futuri giveaway Supercell. Mostro ai tre vincitori come ritirare la skin che hanno ricevuto in DM su Discord attraverso il mio link. In questo caso io sto cliccando sul link fornitomi dalla Supercell, saranno gli stessi link che io fornirò ai vincitori. Basterà essere collegati con il vostro Play Store, dovete aprire il link dal vostro mobile con Brawl Stars installato, cliccate su Brawl Stars già installato e dovrebbe portarci direttamente sul gioco. Eccoci qua, ritira la ricompensa. Noi clicchiamo su ritira, in alto a destra darà la notifica, eccocela qui, clicchiamo e ci darà dei messaggi: donazione di un graffito, donazione di un'icona, donazione di Hank, la skin, donazione di una reazione. Iniziamo dalla skin, eccocelo qua, bellissimo, terre desolate. Ritiriamoci il resto, graffito, bellissimo anche questo, ritiriamoci anche l'icona, anche essa non da meno, poi chi mancava? La reazione, eccocela qui. Questi sono i passaggi che dovranno fare i vincitori per ricevere il pacchetto di Rodeo Hank. Mostro i tre vincitori che sono usciti nella ruota del giveaway, quindi complimenti Sock, complimenti Carlo Peve, complimenti Football. Ringrazio chi ha partecipato al giveaway e spero che possiate vincere nei prossimi giveaway della Supercell, ma questo lo scoprirete rimanendo collegati. Ragazzi, ne approfitto per andare a provare Doug, ancora non l'ho completamente usato, a zero cop, non l'ho nemmeno preso in prova, così che possa essere a piena potenza. Speriamo che ci bastano tutte le punti energia. Vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ce lo facciamo pure a 10, così ci sblocchiamo pure gli equipaggiamenti e ce lo completiamo non del tutto, ma quasi. Penso che come gadget questo sia migliore, almeno va a fare il doppio dei danni. Ce lo portiamo in saccoccia. Croce delizia e ripristina anche la salute di Doug con il... Ma veramente 20% il suo valore normale? Cioè, mentre attacca si ripristina la vita. Almeno, se non sto sbagliando, ragazzi, voglio capire. Non so bene o male, Croce e Delizia dovrebbe essere appunto l'attacco. Equipaggiamenti sempre i soliti. L'attacco che aumenta. E il nostro caro scudo. Eccocelo qua, che almeno ci abbiamo all'inizio la difesa. Mi vado a ritirare anche qualcosa, visto che c'ho l'ira di Christian qui, che c'è un botto di roba. Vabbè, poi Jackie la dobbiamo fare più avanti. Tanto sono cose in attesa che non ci servono farlo vedere nel video di Jackie. Troppo carino. Che carino! Oddio! Dacci qua i crediti cromatici, molto utili. Le monetine non si rifiutano mai. Non so perché mi va così lento, ma non ne ho idea. Da quando mi hanno fatto l'aggiornamento hanno velocizzato delle altre cose, mentre altre le hanno rallentate. È un po' un piccolo problema nell'altro, però comunque l'importante è che li vanno risolvendo sempre piano piano. Ragazzi, 500 bling sono eccezionali. Voglio vedere se effettivamente crea tutti questi problemi. Dovrebbe essere una specie di Jackie che cura pure. Ok, se l'è portata bene. Aia, se quello meno male che non ha scoppiato. Tu hai rotto le bananos. Guarda, me l'hai allontanato. Mannaggia, Maisie. Ma perché mi fai queste cose? Quello è cattivissimo. Tu hai rotto le scatole. Aspetta, aspetta. Ma giusto! Asta, non devi andare a usare sto coso che... Ah sì! Ha funzionato! Non pensavo che potesse funzionare in questa maniera, va bene! Non pensavo che durasse così tanto... Oh, ma veramente! Oh, che dobbiamo fare? Oh!
Piano. Aspetta, crepatemi, crepatemi! Ne ho bisogno di crepare, così almeno prendo tutto! No, ragazzi, ma è illegale. Cioè, se state attenti a raccogliervi sempre la Star Power, non scende più. Non cade più questo! È immortale! No! Ho dimenticato di attivare il coso! Cheat è immortale! Ma come? Una partita vinta era! Sto schifo di perle che mi ha scoppiato per aria! 12, 11, 10... Ma questo è stupido. Fatelo dire, però io non me l'aspetto queste cose da voi. No, non ci credo che è rimasto quello con... Oh, l'avete rotta, che diamine, eh? E basta! Tutto mio! Non so neanche come ho fatto, ma ok, la fortuna ci sorride. Maisie, pensaci tu, fai casini più assurdis. Casini! Tanto resuscito in caso! Però non rischiamola! E non ne vale la pena fischiare. Quello ci voleva scoppiare male col fornetto. Vediamo se riesco a difenderci una rapina. La mappa è un po' aperta, però almeno ci sono i cespugli che ci difendono in caso. Dai, ma perché me... Oh, ma che cosa stupida, sti portali che vanno direttamente qua. Non ha senso. Perché mettete i portali qui? Ok, però siamo morti quasi, no? Ah, ok, perfetto, meno male. Guarda, fin quando io non la spreco sono felicissimo. Ma quanto danno fa? Ma è rottissimo! Aspetta che vado a difenderci a sto coso qua. Che questo è bruttissimo da prendere. Ok. No. Ragazzi, devo abituarmi. Devo capire lui quanta vita c'ha, quanto danno fa. Così da non sprecarci completamente la ulti. Allora, io sono mezzo morto, però... Siccome gli altri stanno già facendo danno. Ma quello se n'è andato pure. Ma non ci credo, ma veramente. Ma che fa? Devo andare di là. Oh, fai danno. Oh, ma che rintontolita questa. Avanti. Lo so che devi raccogliere la benza, però ok, meno male. Ma che è sta mappa? Ma ci fanno proprio gli esperimenti nelle mappe. Nella speranza che becco uno, qualcuno che già è morto. No, non può essere che già è morto. Ma stia... Che è successo? Ho l'overdrive e non lo sapevo. Aspetta, volevo morire. Eh sì, va bene, ha funzionato. Infatti l'ho detto, volevo morire. Ma stava per sprecarsi. Però è stato furbo lui a killare. Ciao! Niente, ciao le patate. Ce la facciamo a vincere, signor Gas. Bravo, signor Gas, almeno lei riesce a starsene qui bello tranquillo, z, che tanto ci pensa tutto Pearl, z. Perché Super Giga Chad Pearl? Bravo, Gas, ma lei è bellissima, si può fare sbaciucchiare. Cortesemente, ho bisogno di sbaciucchiamenti vari coi palloncini. Ok, va bene, altra Pearl, perché ci sono tutti i Pearl, perché siamo bassissimi, giustamente. Ce l'abbiamo anche noi un altro Pearl. Aiuto, non mi faccio gli affari miei. Me li prendo io questi perché tanto già so che i miei compagni randomici prendono e si buttano come se non ci fosse un domani. Perché non si sa il perché, ma... No! Ma tu mi vuoi scoppiare? Ma basta con sto fornetto! Aspetta che lo piglio io questo, grazie. Molto intelligente la nostra Maisie. Sono morto? Ok, siamo resuscitati. Buongiorno! Riprendiamoci la nostra gemma. Quello ci vuole male. Meno male che è storto e ci impiega più tempo. Va bene che lei sta usando quella roba. Ok, sono di nuovo resuscitato. Buongiorno. Aspetta, vediamo se lui mi killa. Ma non penso che riesca a killarmi. Ok, ci siamo. No, Dio. Aspetta, me ne sono andato in tempo. Quel coso ci aveva il resuscita mostro. Non ci posso credere. Il resuscita mostro di Yu-Gi-Oh! Ok, meno male che l'ho tolto perché non ha rottura di scatola. L'ho messo lì. Ragazzi, ho bisogno che mi si raccoglie di nuovo la ultiz. Ma quello se mi avvicino lì mi esplode in faccia. Aspetta, vediamo se... Bravi. Aspetta. Preso io. Oh, ci si è portati a casa. Grazie per la difesa, signorina Maisie. Grazie per la difesa, signor Pearl. Avete fatto un ottimo lavoro. Voi siete da mettere sul piedistallo. A parte la mia tosse che è troppo seca, zi. Buono, hanno giocato molto bene. Oh, non mi dispiace, Doug, è carino. Ah, buono, c'abbiamo Willow. Il problema è che c'è Fang. Fang è una rottura di scatole. Giustamente ce l'avevamo pure insieme qui. Lui fa molto danno qua. No, ce l'ha fatta.
Perle, pigliale tu. Speriamo che tu non crepi. Dobbiamo togliere subito sto coso qui. Scoppia! Dobbiamo toglierlo perché è dissocievole. Bravo, tu indeboliscili. Bravissima, Willow. Tu sì che sei una pro players. Tu sì che sei fortissima. Attenzione che sta resuscitando, così lo possiamo togliere. Però lui si raccoglie velocemente quando colpisce tre. No, ma ci avete... No, ci hanno rotto gli scheletri. Non mettete gli scheletri per chiudere la gente. È brutta come cosa. Usiamoli per fare qualche commento positivo e negativo su Doug. Cosa positiva? Resuscita. Fa un botto di danno come Jackie. Riesce a curare i compagni. Roba negativa ne ho solo una. Il fatto che lo abbiano buffato e gli abbiano messo il 100% della vita quando lui muore. Cioè il resuscito lui non può avere di nuovo tutta la vita, ragazzi. Vale anche per il fatto che quando lui muore non deve tenersi le gemme e non deve nemmeno tenersi i power up. Perché se è uno bravo che lo sa usare, si tiene sempre addosso le gemme, cioè quello mi arriva e non crepa mai, non si può togliere mai, a meno che i tre compagni non si mettano d'accordo, lo vadano continuamente a pushare per toglierle. Però devono fare sempre fronte agli altri avversari che aiuteranno Doug. Quindi boh, per questo video è tutto, lasciate mi piace, iscrivetevi, commentate e condividete. In descrizione trovate Instagram, TikTok e server ufficiale Discord del canale. Mi trovate ogni giorno in live, sempre alle 5 del pomeriggio fino alle 7 con Brawl Stars, Stumble Guys forse e Fall Guys e magari anche Clash Royale vorrei ricominciare a portare come facevo prima. Il venerdì ci facevo sempre i tornei. È tutto, ciao 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 ciao, un buono stupanino, vedi cambiato.